quello delle grandi attese che fanno palpitare nella profondità della coscienza umana. In questo Sabato Santo la Chiesa non si è separata dal sepolcro del Signore, meditando la sua passione e la sua morte. L'altare è rimasto nudo e non abbiamo celebrato l'Eucaristia. Ora, in questa veglia pasquale, veglia solenne o attesa notturna della risurrezione, ci disponiamo a celebrarla di nuovo e così dare inizio alla gioia pasquale che si protrarrà e non diminuirà nei 50 giorni del tempo di Pasqua. Entriamo dunque nella grande veglia. La luce della Pasqua illumina questa notte nella quale celebreremo la solennità delle solennità, Pasqua. Un grido, la buona notizia, la notizia incredibile nel cuore di una notte simile a tutte le altre notti del mondo. Cristo è risorto, è davvero risorto. L'acclamazione che riecheggia nel buio saluta la nuova aurora che sta per nascere e verrà cantata senza fine dagli uomini nell'ottavo giorno, quel giorno senza tramonto in cui regna il principe della vita. Ci disponiamo, vediamo il Santo Padre che è già arrivato all'atrio della Basilica per dare inizio a questa veglia di Pasqua. Comincerà con la benedizione del fuoco e dopo la preparazione del cielo pasquale. Ascoltiamo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et spiritu tuo. Fratelli e figli carissimi, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Oremus. Deus, qui per filium tuum claritatis tue in Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Per Christum Dominum nostrum. E ora, dopo aver benedetto il nuovo fuoco, passiamo alla preparazione del cielo pasquale. Christus, heri et hodie, principium et finis. Il Cristo ieri Alpha e oggi, et omega, principio e fine, ipsius Alfa e Omega, et a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti secola. I secoli in eterno. Amen. Il Santo Padre ha tracciato la croce sul cielo,
le litre Alfa e Omega e gli anno 2006. Ora infigge nel cielo 5 grani d'incenso mentre dice: per mezzo delle sue sante piaghe gloriose ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Et conservet nos. Christus Dominus. Amen. Dal fuoco nuovo viene presa la fiamma che accenderà il nuovo cielo pasquale. Lumen Christi gloriosi resurgentis. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Vediamo il diacono che si appresta verso la porta. Come in un pellegrinaggio dalle tenebre alla luce, partecipiamo ora al solenne ingresso del cielo pasquale. Dopo la seconda acclamazione, accenderemo le candele. Evitiamo, per favore, di usare il flash per fare le fotografie, poiché viene disturbata l'azione liturgica. As on a pilgrimage from darkness to light, let us now take part in the solemn procession. In diverse lingue viene ripetuta l'ammonizione che abbiamo ascoltato, mentre il Santo Padre ha collocato sul fuoco nuovo nell'incensario, nel turivolo, e ha messo l'incenso che aprirà la processione dopo la croce. Participemos ahora en el solemne ingreso del cirio pascual. Después de la segunda aclamación, encenderemos las velas. Evitemos, por favor, hacer fotografías con flash para no disturbar la acción litúrgica. Come vedete la chiesa, la basilica è al buio. Lumen Christi. Il diacono è invitato a tutti con questo canto: Cristo, luce del mondo. E l'assemblea ha risposto: rendiamo grazie a Dio. Santo Padre in questo momento ha acceso la sua candela del cielo pasquale.
nel buio il cirio pasquale e la colonna di luce che accompagnava il popolo ebreo per il deserto verso la Pasqua definitiva, il passaggio alla terra promessa. Lumen Christi. Per seconda volta il diacono ha invitato i fedeli a guardare questa luce, Cristo luce del mondo. E ora tutta l'assemblea attingerà la luce di questo cielo pasquale e si passeranno di mano in mano la fiamma che procede del cielo Cristo. Avete visto i cardinali che concelebrano la messa di questa sera, hanno questa veglia di Pasqua con il Santo Padre, come comunicavano e passavano la luce dei suoi ceri ai fedeli che stavano vicino a loro perché al suo tempo lo passassero agli altri. E vediamo questa immagine bellissima, come la basilica pian piano cominciano le lampadine a brillare, a fare luce dentro del buio. Lumen Christi. Deo gratias. E come avete visto, dopo questo terzo annunzio di Cristo, luce del mondo, tutta la basilica si è riempita di luce. Cristo, che sarà il risorto e sarà annunciato come il risorto, il vivente in mezzo a noi, ora, attraverso questo cielo pasquale, si è fatto luce per tutti. Adesso viene collocato nel candeliere che vicino al luogo della parola, il cielo pasquale, dove starà e presiderà durante ascoltiamo i 50 ora, giorni in devoto di silenzio, con le candele in mano, il solenne annunzio della Pasqua.
che il diacono canta con l'exultet, poetico e gioioso rendimento di grazie per la notte beata della risurrezione di Cristo. Let us now listen in devout silence, candles in hand, to the solemn Easter proclamation, sung by the deacon in the exultet. In questa celebrazione stiamo ora nella liturgia della luce. La benedizione del fuoco esprime la restaurazione di tutte le cose in Cristo e l'inizio dei cieli nuovi e della terra nuova. Il Santo Padre dal fuoco nuovo aveva acceso il cielo, avevamo visto la luce di Cristo risorto nella gloria. Questa luce di Cristo precede, che ha preceduto la processione, ha guidato il popolo all'altare, come la luce della colonna del fuoco, vi dicevo, guidava il popolo di Israele nel deserto. Ora, una volta che il cielo pasquale è arrivato all'altare e collocato il suo candeliere, Cristo luce, illuminerà tutta la Chiesa e il diacono canterà ora l'annuncio della Pasqua, che è una preghiera d'offerta al Padre e un annuncio della Pasqua attraverso una gioiosa azione di grazie. Ora il Santo Padre impone l'incenso di nuovo nel turibolo perché possa essere incensato il cielo pasquale dal diacono che canterà questo annuncio della Pasqua. Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mystere. Exulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Salutaris.
Gaudeat et te lustantis irradiata fulgori. Gioisca la terra inondata da così grande splendore. La luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Totius orbis essentiat. Amisis caligine. Letetur et mater ecclesia. Gioisca la madre chiesa splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per l'acclamazione del popolo in festa. Aula resulte qua propter astantes vos fratres carissimi. A voi fratelli carissimi qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Intra levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens, cere iuius laudem in plere perficiat. Dominus vobiscum. Deo Spiritu tuo. Sursum corda. Adeus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum eius sum rei. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotens. E veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente, e al suo Figlio unico, Gesù Cristo, nostro Signore. Et vocis ministerio personare, cui pro nobis eterno Patri ad edebit. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Exunt in festa Pasca. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Cuius sanguine postes fideli un consecrantur. Nox est. Questa è la notte in cui ha liberato i figli di Israele, nostri padri, della schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Rubrum, sico vestigio transire fecisti. Ecigitur nox est. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Volumne illuminazione purgavit. Ec nox est.
nocte. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, riconsacra l'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Redit gratiae sociat sanctitati ec nox est. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte di Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Meruita bere Redemptore. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus. O nocte beata, tu solo hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Ec nox est de qua scriptum est. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Ex illuminatio mea in delicis meis. Huius igitur sanctificatio nocte. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Fugat odia, concordia amparat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Per ministrarum manus de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia. Sed iam columne huius preconia.
riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Qui licet divisus in parte. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Quas in substantiam preciose huius lampadis apis mater reduxit. O notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. Humanis divina iunguntur. Oramus ergo te Domine. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Suius caliginem destruendam in deficiens persevere et in odorem suavitatis. Salgati come profumo suave si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et convivit et regnat in saecula saeculorum. Con il canto dell'annuncio pasquale è finita la prima parte di questa liturgia della veglia di Pasqua. Iniziamo la seconda, che è la liturgia della parola. Ascolteremo ora l'ammonizione che il Santo Padre ci rivolge. Fratelli e figli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento l'opera di salvezza iniziata con la Pasqua. Dalle sette
sette letture dell'Antico Testamento che ci offre il lezionario, questa notte ne leggeremo quattro. La prima lettura parla della creazione del mondo e il rinnovamento dello spirito. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo. Il Salmo responsoriale è preso del Salmo 103. Canta l'antifona, manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Domine et renovam faciem terre. Magnificatus est vehementer, majestatem et decorem induisti. Amictus lumine sicut vestimento. Fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in saeculum saeculi, abyssus sicut vestimentum operuiteam, super montes tabant aquae. Fontes in torrentes, intermedium montium per transibunt, supere a volucres celi habitabunt, de medio ramorum tabunt voces. Rigas montes de cenaculis tuis, de fructu operum tuorum satias terram, producis fenum iumentis, et herbam servituti hominum. Multiplicata sunt opera tua, Domine, omnia insapientia fecisti, impleta est terra creatura tua. Benedic anima mea, Domino.
dopo la prima lettura del Salmo ci sta una preghiera che pronuncerà il Santo Padre a nome dell'Assemblea. Oremus, omnipotens sempiter, Dio omnipotente ed eterno, quis in omnium operum tuorum dispensa, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da terra denti, perché comprendano che se fu grande l'inizio della creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo, Signore. Ci disponiamo ora ad ascoltare la seconda lettura. Il sacrificio di Abramo come tipo di quello di Cristo. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba giorni, a Abraham, llamando. Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco. Spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prosteremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e gli disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio Isacco. Abramo chiamò quel luogo il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. L'angelo del Signore chiamò del cielo Abramo per la seconda volta
e disse: giuro per te, me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Il Salmo responsoriale sarà preso dal Salmo 15 e con l'antifona cantiamo: conserva me Deus, quoniam speravi in te. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Conserva me Deus, quoniam speravi in te. Pars hereditatis me et calicis mei, tu esquid et in sortem meam. Proponebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam ad extris est mihi non commovebor. Propter hoc letatum est cor meum et exultaverunt precordia mea. In superet caro mea requiescet in spe. Quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Conserva me Deus, quoniam speravi in te. Notas mihi facies vias vitae, plenitudinem letitiae cum vultu tuo. Delectationes in dextera tua, usque in finem. Ora il Santo Padre pronuncerà la seconda preghiera che segue alle letture. Queste orazioni che seguono ogni lettura attualizzano il messaggio in esse contenute. Oremus. Deus Patris Omnifidelium, o Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Christum Dominum nostrum. Amen. E siamo arrivati alla terza lettura di questa sera
è presa dal libro dell'Esodo, se l'ha fatta in lingua inglese. La liberazione del popolo, l'Esodo con il canto di Mosè che canta la liberazione. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, in quei giorni il Signore disse a Mosè, perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra il campamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente. Il Signore durante tutta la notte, gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero, fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè, stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scappò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero, il Salmo responsoriale è preso dello stesso libro dell'Esodo.
Dice così: cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Gloriose enim magnificatus est. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, ecum et ascensorem Dei ecit in mare, fortitudo mea et rabur meum Dominus, et factus es mihi in salutem, iste Deus meus et glorificabo eum, Deus Patris mei et exaltabo eum. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est. Dominus quasi vir pugnator, Dominus nomen eius, currus faraonis et exercitum eius proiecit in mare, electi bellatores eius submersi sunt in mari rubro. Cantemus Domino, abissi operuerunt eius, descenderunt in profundum quasi lapis, dextera tua Domine, magnifice in fortitudine, dextera tua Domine, percussit inimicum. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est. Introduces eos et plantabis in monte hereditatis tuae, firmissimo habitaculo tuo, quod operatus est Domine. Sanctuario Domine, quod firma verunt manus tue, Dominus regnabit in aeternum et ultra. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus. Ecco, il Santo Padre, ci apprestiamo a pregare nella terza preghiera di questa sera. Oremus. Dius, o Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Christum Dominum nostrum. Amen. E ora siamo arrivati alla quarta lettura dell'Antico Testamento, presa dal libro del profeta Ezechiele. Siamo aspersi con acqua pura e riceviamo un cuore nuovo.
Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Hör zu, Menschensohn. Als Israel mi fu rivolta questa parola. Il salmo è preso dal Salmo 41. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Si ti vit anima mea, ad te deum vivum. Si ad modum desiderat cervus ad fontes aquarum. Ita desiderat anima mea a te, Deus. Si ti vit anima mea ad Deum, Deum vivum. Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei. Si ti vit anima mea, ad te Deum vivum. Quoniam transiban in locu tabernaculi admirabilis, usque donum Dei. In voce exultationis et confessionis multitudinis festa celebrantis. Si vit anima mea, ad te Deum vivum. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipse me deducant et adducant. In montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Si vit anima mea, ad te Deum vivum. Et introibo ad altare Dei, ad Deum letitiae et exultationis mea. Confitebor tibi in citara, Deus, Deus meus. E siamo arrivati alla quarta delle preghiere che accompagnano queste letture. Oremus, Deus incommutabile, o Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca
che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo che è principio di tutte le cose. Qui vivete regnat in secula seculorum. E ora finite queste quattro letture dell'Antico Testamento. In excelsis Deo. Come avete visto, il Santo Padre ha intonato il canto della gloria. L'organo e le campane suonano oggi a festa. Cristo è risorto. Questo è il grande annuncio. Vedete le campane della Basilica come stanno suonando a festa per annunciare al mondo intero che Cristo, la nostra Pasqua, è vivo, che Cristo è risorto, che Cristo non vive in mezzo ai morti, sino che Cristo è vivente, Cristo è in mezzo a noi, è la nostra salvezza. Si stanno anche accendendo i ceri dell'altare dell'Eucaristia. Deus,
O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. E ora la lettura del Nuovo Testamento della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani e la base teologica del nostro battesimo. Riferendosi al battesimo, Paolo afferma la nostra liberazione, immersi nella morte con Cristo e con Lui sepolti, risorgiamo con Lui a una vita fratelli, nuova. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una nuova vita. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Verbum Domini. E ora si riproduce un antico rito. Il diacono si avvicina al Santo Padre per annunciargli che il canto dell'Alleluia, il canto festoso che ricorda la Pasqua del Signore. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est, Alleluia. E ora il Santo Padre intonerà per tre volte questo canto pasquale dell'Alleluia. Alleluia.
del Salmo responsoriale intonerà il Salmo 117. Finalmente, dopo il solenne canto dell'Alleluia, viene il Vangelo che racconta l'avvenimento della risurrezione. Cercate Gesù Nazareno, il crocifisso non è qui, è risorto. Dominus vobiscum. Et Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Cum transisset sabbatum,
Maria Magdalene, passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Essi dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto e non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che gli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ecce locus ubi posuerunt eum, sed ite, dicite discipulis eius et Petro, precedit vos in Galilea. Ibi eum videbit is, sic ut dixit vobis. Verbum Domini. Ascoltare l'omelia del Santo Padre in questa notte santa della Pasqua del Signore. Cari fratelli e sorelle, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Così il messaggero di Dio, vestito di luce, parla alle donne che cercano il corpo di Gesù nella tomba. Ma la stessa cosa dice l'Evangelista in questa notte santa anche a noi. Gesù non è un personaggio del passato, egli vive e come vivente cammina innanzi a noi, ci chiama a seguire lui il vivente,
e a trovare così anche noi la via della vita. È risorto, non è qui. Quando Gesù per la prima volta aveva parlato ai discepoli della croce e della risurrezione, essi, scendendo dal monte della trasfigurazione, si domandavano che cosa volesse dire risuscitare dai morti, così ci racconta San Marco. A Pasqua ci rallegriamo perché Cristo non è rimasto nel sepolcro, il suo corpo non ha visto la corruzione, appartiene al mondo dei viventi, non a quello dei morti. Ci rallegriamo perché Egli è, come proclamiamo nel rito del Ciro Pasquale, l'Alfa e al contempo l'Omega. Esiste quindi non soltanto ieri, ma oggi e per l'eternità. Ma in qualche modo la risurrezione è collocata talmente al di fuori del nostro orizzonte, così al di fuori di tutte le nostre esperienze, che ritornando in noi stessi ci troviamo a proseguire la disputa dei discepoli. In che cosa consiste propriamente il risuscitare? Che cosa significa per noi, per il mondo e la storia nel loro insieme? Un famoso teologo tedesco disse una volta con ironia che il miracolo di un cadavere rianimato, se questo era davvero avvenuto, cosa che lui però non credeva, sarebbe in fin dei conti irrilevante perché, appunto, non riguarderebbe noi. In effetti, se soltanto un qualcuno una volta fosse stato rianimato e null'altro, in che modo questo dovrebbe riguardare noi? Ma la risurrezione di Cristo, appunto, è di più, è una cosa diversa. Essa è, se possiamo una volta usare il linguaggio della teoria dell'evoluzione, la più grande mutazione, il salto assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmente nuova che nella lunga storia della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta, un salto in un ordine completamente nuovo che riguarda noi e concerne tutta la storia. La disputa avviata con i discepoli comprenderebbe quindi le seguenti domande. Che cosa gli è successo? Che cosa significa questo per noi, per il mondo nel suo insieme e per me personalmente? Innanzitutto, che cosa è successo? È decisivo che quest'uomo Gesù non fosse solo, non fosse un io chiuso in se stesso. Egli era una cosa sola con il Dio vivente, unito a Dio talmente da formare con lui un'unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un abbraccio con colui che è la vita stessa, un abbraccio non solo emotivo, ma che comprendeva e penetrava il suo essere. La sua propria vita non era sua propria soltanto, era in una comunione esistenziale e essenziale con Dio, era un essere inserito in Dio e per questo non poteva essergli tolta realmente la vita. Per amore egli poté lasciarsi uccidere,
ma proprio così ruppe la definitività della morte, perché in lui era presente la definitività della vita. Egli era una cosa sola con la vita indistruttibile, in modo che questa, attraverso la morte, spocciò nuovamente. Esprimiamo la stessa cosa ancora una volta partendo da un altro lato. La sua morte, abbiamo detto, fu un atto di amore, del donare se stesso. Nell'ultima cena egli anticipò la morte e la trasformò nel dono di sé. La sua comunione esistenziale con Dio era concretamente una comunione esistenziale con l'amore di Dio, e questo amore è la vera potenza contro la morte e più forte della morte. La risurrezione fu come un'esplosione di luce, un'esplosione dell'amore che sciolse l'intreccio fino ad allora indissolubile del muori e diviene. Essa inaugurò una nuova dimensione dell'essere, della vita, nella quale, in modo trasformato, è stata integrata anche la materia e attraverso la quale emerge un mondo nuovo. È chiaro che questo avvenimento non è un qualche miracolo del passato, il cui accadimento potrebbe essere per noi in fondo indifferente. È un salto, come ho detto, di qualità nella storia dell'evoluzione della vita in genere, verso una nuova vita futura, verso un mondo nuovo che, partendo da Cristo, ci penetra continuamente in questo nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé. Ma come avviene questo? Come può questo avvenimento arrivare effettivamente a me e attrarre la mia vita verso di sé e verso l'alto? La risposta, in un primo momento forse sorprendente, ma del tutto reale, è: tale avvenimento viene a me mediante la fede e il battesimo. Per questo il battesimo fa parte della veglia pasquale, come sottolinea anche in questa celebrazione il conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ad alcuni adulti provenienti da diversi paesi. Il battesimo significa proprio questo, che con la risurrezione non è in questione un evento passato, ma che un salto di qualità della storia universale viene a noi afferrandoci per attrarci. Il battesimo è una cosa ben diversa da un atto di socializzazione ecclesiale, da un rito un po' fuori moda e complicato per accogliere le persone nella Chiesa. Il battesimo è anche più di una semplice lavanda, di una specie di purificazione e abbellimento dell'anima. È realmente morte e risurrezione, rinascita, trasformazione in una nuova vita. Ma come possiamo comprendere questo? Penso che ciò che avviene nel battesimo si chiarisca per noi più facilmente se guardiamo alla parte finale della piccola autobiografia spirituale che San Paolo ci ha donato nella sua lettera ai Galati. Questa piccola autobiografia spirituale si conclude con le parole che contengono anche il nucleo di questa biografia.
non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Vivo, ma non più, ma non sono più io. L'io stesso, la essenziale identità dell'uomo, di quest'uomo Paolo, è stata cambiata. Egli esiste ancora e non esiste più. Ha attraversato un no e si trova continuamente in questo non io, ma non più io. Paolo con queste parole non descrive una qualche esperienza mistica che forse poteva essergli stata donata e che semmai potrebbe interessare noi solo dal punto di vista storico. No, questa frase è l'espressione di ciò che è avvenuto nel battesimo. Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è di nuovo, ma appunto trasformato, dissodato, aperto mediante l'inserimento nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Paolo ci spiega la stessa cosa ancora una volta sotto un altro aspetto quando, nel terzo capitolo della lettera ai Galati, parla della promessa di Dio, dicendo che questa promessa è stata data al singolare, a uno solo, e questo unico ci dice è Cristo. Egli solo porta in sé tutta la promessa. Ma che cosa succede allora con l'umanità, con noi? Voi siete diventati uno in Cristo, risponde Paolo, non una cosa sola, ma uno, un unico soggetto nuovo. Questa liberazione del nostro io dal suo isolamento, questo trovarsi in un nuovo soggetto è un trovarsi della vastità di Dio, è un essere trascinati in una vita che è uscita già ora dal contesto del muori diviene. La grande esplosione della risurrezione ci ha afferrati nel battesimo per attrarci. Così siamo associati ad una nuova dimensione della vita, nella quale in mezzo alle tribolazioni del nostro tempo siamo già in qualche modo introdotti. Vivere la propria vita come un continuo entrare in questo spazio aperto. E questo è il significato dell'essere battezzato, dell'essere cristiano. E questa la gioia della veglia pasquale. La risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha raggiunti ed afferrati. Ad essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappiamo e sappiamo che Lui tiene saldamente anche quando le nostre mani si indeboliscono. Ci aggrappiamo alla Sua mano e così teniamo le mani anche gli uni degli altri. Diventiamo un unico soggetto, non soltanto una cosa sola. Io, ma non più io. E questa è la formula dell'esistenza cristiana fondata nel battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo. Io, ma non più io. Se viviamo in questo modo, trasformiamo il mondo. E la formula di contrasto con tutte le ideologie della violenza e il programma che si oppone alla corruzione e dall'aspirazione al potere e al possesso. Io vivo e voi vivrete, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni ai suoi discepoli, cioè a noi. Noi vivremo mediante la comunione esistenziale con Lui,
mediante l'essere inserito in Lui, che è la vita stessa. La vita eterna, l'immortalità beata, non abbiamo da noi stessi e non l'abbiamo in noi stessi, ma invece mediante una relazione, mediante la comunione esistenziale con colui che è la verità e l'amore e quindi è eterno, è Dio stesso. La semplice indistruttibilità dell'anima da sola non potrebbe dare un senso a una vita eterna, non potrebbe renderla una vita vera. La vita ci viene dall'essere amati da colui che è la vita, ci viene dal vivere con e dall'amare con lui. Io, ma non più io. E questa è la via della croce, la via che incrocia un'esistenza rinchiusa solamente nell'io, aprendo proprio così la strada alla gioia vera e duratura. Così possiamo, pieni di gioia, insieme con la Chiesa cantare nell'exultet, esulti il coro degli angeli, gioisca la terra. La risurrezione è un avvenimento cosmico che comprende cielo e terra e li associa l'uno all'altra. E ancora con l'esultet possiamo proclamare: Cristo, tuo Figlio, risuscitato dai morti, fa risplendere negli uomini la sua luce serena e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, l'omelia del Santo Padre, siamo arrivati al termine della seconda parte di questa liturgia della veglia di Pasqua. Tra poco daremo inizio alla terza parte, la liturgia battesimale. L'acqua è un altro segno di questa notte, l'acqua del battesimo attraverso il quale noi cristiani siamo stati incorporati alla vita nuova dei figli di Dio. Questa notte tutti ricordiamo e viviamo quel battesimo. La letania dei santi, la benedizione dell'acqua, la rinnovazione delle promesse battesimali, l'aspersione. Nei battesimi di questa notte, di questi sette catecumeni che oggi si incorporano a Cristo attraverso il battesimo e alla sua Chiesa, riviviamo il nostro proprio battesimo e la nostra incorporazione alla vita di Cristo. Invochiamo la misericordia di Dio Padre Onnipotente per questi suoi figli che chiedono il santo battesimo. Dio, che li ha chiamati e guidati fino a questo momento, li rivesta di luce e di forza, perché con animo generoso aderiscano a Cristo e professino la fede della Chiesa, e conceda loro il dono dello Spirito Santo che stiamo per invocare su quest'acqua. Kyrie eleison. Christe eleison. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angeli Dei, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis.
Sancti Petre et Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis. Sancte Ignati, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, ora te pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Gregori, Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancti Cirille et Metodi, ora te pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice, ora te pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Johannes Maria, ora pro nobis. Santa Catarina, ora pro nobis. Santa Teresia Jesu, ora pro nobis. Omnes sancti e sancte Dei, ora te pro nobis. Propitius est, libera nos Domine ab omni malo, libera nos Domine ab omni peccato, libera nos Domine a morte perpetua, libera nos Domine per incarnationem tuam, libera nos Domine per mortem et resurrectionem tuam, libera nos Domine per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine peccatores, selectos per gratiam baptismi regenerare digneris, per omnibus audino Iesu Fili Dei vivi, per omnibus audino. E ora il Santo Padre conclude con una preghiera. Omnipotens sempiterne Deus, o Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo amore, manda lo spirito di adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza. Virtutis tuo impliator effectu, per Christum Dominum nostrum. Amen. E ora il Santo Padre procede alla benedizione dell'acqua con un testo ricchissimo che offre un quadro di tutti i tipi d'acqua ricorrenti nella storia della salvezza e degli avvenimenti che hanno preparato e preannunciato il segno sacramentale.
Deus, qui invisibili potentia, per sacramentorum signa, mirabilem operamus effectum, per mezzo di segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Deus, qui fin dall'origine il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero il germe, la forza di santificare. Deus, qui apre filius per mare rubrum sicco vestigio transire fecisti. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché ogni oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò sul suo fianco sangue e acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate e annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua dello Spirito Santo rinasca con nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua per opera del tuo Figlio la potenza dello Spirito Santo, perché tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Ascoltiamo ora, in devoto silenzio, con le candele in mano, il solenne annunzio della Pasqua, che il diacono canta con l'exultet. Accendiamo di nuovo le nostre candele. Sono il segno dell'illuminazione battesimale che abbiamo ricevuto come figli della luce. Insieme ai candidati al battesimo, rinnoviamo con gioia la rinuncia a Satana e l'adesione a Cristo mediante la professione di fede. Let us now light our candles once again. Come avete ascoltato, tutti i fedeli sono invitati a accendere di nuovo le candele, perché insieme ai catecumeni che riceveranno il battesimo questa sera, che vedete voi adesso nei vostri schermi, possiamo rinnovare la rinuncia e la professione di fede fatta un giorno del nostro battesimo. Sono il signo della illuminazione bautismal che hemos recibido como hijos de la luz. Junto con los candidatos al bautismo, renovemos, llenos de alegría, nuestra renuncia a Satanás y nuestra adhesión a Cristo mediante la profesión de fe. A renunciatis peccato ut in libertate filiorum Dei vivatis. A renunciatis seductionibus iniquitatis
Ne peccatum vobis dominetur. Abrenuncio. Abrenunciati Satane quist auctoret princeps peccati. Abrenuncio. Credo in Deum Patrem, creditis in Deum Patrem omnipotentem creatorem cieli et terre. Creditis in Jesum Christum, Filium Eus Unicum, Dominum Nostrum, natum ex Maria Virgine, passum et sepultum, quia mortuis resurrexit et sedet ad extram Patris. Amen. Creditis in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, et Vitam Aeternam. Questa rinnovazione delle promesse battesimali, ora il Santo Padre procede a battezzare i nuovi candidati catecumeni nelle acque del battesimo. Giovanni, ego ti baptizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus. Questo ragazzo Giovanni ed è pieno dell'Albania. Secondo candidato Marco viene dalla Bielorussia. Sandra, la terza candidata, viene dal Perù. Questa terza, quarta candidata viene del Giappone, si chiama Francesca. Alleluia, alleluia. Angela Emilia, ego te baptizzo. Anche questa, Angela Emilia, viene del Giappone. Carlos viene dalla Colombia. Lucia, ego ti baptizzo in nomine Patris. E l'ultimo dei candidati, Lucia, viene del Camerun. Oh.
Il Santo Padre consegna ai neofiti la veste bianca ed il cero, affinché, rivestiti di Cristo e diventati figli della luce, possano camminare incontro al Signore. The Holy Father will now give the newly baptized a white garment and baptismal candle, so that having put on Christ and become children of the light, they may come forth to meet Christ the Lord. El Santo Padre entrega a los neófitos la vestidura blanca y el cirio, para que, revestidos de Cristo y hechos hijos de la luz, puedan caminar al encuentro del Señor. Fratres et fili dilettissimi, fratelli e figli carissimi, dice il Santo Padre, siete diventati nuova creatura e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Amen. Come vedete adesso i padrini e le madrine collocano questa veste bianca a ciascuno dei nuovi battezzati, li rivestono di questa veste che devono portare fino alla vita eterna. Accidi di padrini e madrine ut lumen neophytis tradatis. Il Santo Padre ha invitato i padrini e le madrine avvicinarsi per consegnargli la luce di Cristo che loro dovranno a sua volta consegnare ai neofiti, ai nuovi battezzati. In Cristo facti est. Dice il Santo Padre, siete diventati luce in Cristo, camminate sempre come figli della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Finito il rito del battesimo, ora il Santo Padre conferirà a ognuno dei battezzati la cresima. Carissimi neofiti, nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio, siete divenuti membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Riceverete ora il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche a voi dunque sarà donata
secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché, resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Oremus, dilettissimi Deum Patre, fratelli e figli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Deus omnipotens, con le mani imposte sui neocresimandi, dice il Santo Padre, Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Spirito Santo Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello Spirito del tuo santo timore. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ora si avvicinano al Santo Padre ognuno dei nuovi neocresimandi accompagnato del padrino. Giovanni, accipe signaculum Spiritus Sancti, accipe signaculum doni Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Cum Spiritum Tuum. Pax tecum.
pace, acti visitacrum doni Spiritu Sancti, fax tecum. Questi nuovi cristiani che hanno tornato al suo posto nella Basilica parteciperanno per prima volta alla liturgia dell'Eucaristia. Prenderanno parte anche oggi alla comunione e così avranno ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la cresima e l'Eucaristia. Saranno anche loro a presentare le offerte per questa celebrazione dell'Eucaristia, la liturgia dell'Eucaristia. Con i nuovi battezzati, che per la prima volta partecipano al banchetto eucaristico, celebriamo anche noi il memoriale della Beata Passione e della Risurrezione Gloriosa. Cristo, pane vivo e Pasqua della Chiesa, ci offre la sua carne vivificata e vivificante, sorgente della vita immortale. Uniamo ora le nostre voci nel canto, mentre i nuovi battezzati portano i doni all'altare di Dio. Along with the newly baptized, who will take part in the Eucharistic banquet for the first time, let us celebrate the memorial of Christ's blessed passion and glorious resurrection. Christ, the living bread and paschal lamb of the church, offers us his life-giving body, the wellspring of eternal life. Let us now unite our voices in song while the newly baptized bring the gifts to the altar. Con los nuevos bautizados, que por primera vez participan en el banquete eucarístico, celebremos también nosotros el memorial de la bienaventurada pasión y de la gloriosa resurrección del Señor. Cristo, pan vivo y Pascua de la Iglesia, nos ofrece su carne vivificada y vivificante, fuente de la vida inmortal. Unamos ahora nuestras voces en el canto, mientras los nuevos bautizados llevan las ofrendas al altar. E così da inizio la liturgia eucaristica. Se l'Eucaristia è il memoriale della Pasqua, della morte e la risurrezione del Signore, certamente la celebrazione odierna è l'Eucaristia più solenne dell'anno, perché oggi è Pasqua. Oggi celebriamo la Resurrezione. Sempre lodiamo e ringraziamo Dio per Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Ma in questa notte specialmente perché Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Lui stesso, il risorto, vive ed è presente in mezzo a noi. Si offre a noi come cibo di vita eterna. Thank you.
Vater, frate, sut mirum ad questum sacrificium acceptabile fiat, apud Deum Patrem omnipotentem. Sustitia Dominus sacrificium emanibus tuis, ad honorem et gloriam omnis tuis, ad unitatem corpe nostram, tot iusque de Christi sui sancti. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, adversa Dominum, gratias agamus, Domino Dio nostro. Virginum et justum est ecum et saluta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Immolatus est Christus, ipse inim virus est. E lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e lui che morendo ha distrutto la morte, e risorgendo ha ridato a noi la vita. Destruxit, et vitam risorgendo reparavit, qua propta profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes, atque angelice potestates, hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a ti condita. Padre veramente santo,
A te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Supplicis ergo te, Domine, te precamur, ut hec munera, fetibi sacranda de tuibus. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventi nel corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterne testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Respice quesumus in oblazione mecca. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ec ostia nostra reconciliazione proficiat. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nell'impegno cristiano i tuoi figli che oggi hanno, mediante il battesimo e il dono dello Spirito, hai chiamato a far parte del tuo popolo e fa che camminino sempre in novità di vita. Et concedeut in novitate vitae semper procedant. Adesto propitius votis. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo.
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Miseratus congiunge. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Solenne che pronuncia all'assemblea si chiude la grande preghiera eucaristica e diamo inizio ai riti della comunione con il Padre nostro. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater nostre, nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus sempre liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque, secondo voluntatem tuam, pacificare et coadunare denieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritu tuo. In spiritu Christi, quia mortuis resurrexit, offerte vobis pacem. Il Santo Padre distribuisce la pace e saluta con questo bacio di amore, di pace e carità ai concelebranti e ai ministri. Anche noi dalla regia e dalla vostra postazione in Basilica vi auguriamo la pace del Cristo risorto, come ha detto il Diacono, nel nome del Cristo che è risorto dei morti ricevete la pace, che sia per tutti voi fonte di gioia, ma soprattutto che sia per voi fonte di pace interiore il fatto di che la resurrezione di Cristo ci ha portato questo dono,
figli carissimi, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo, ricevete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza. Il corpo e il sangue di Cristo Signore vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa, siano costanti viatico della vostra vita e pegno del convito eterno del cielo. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Oh,
E la nostra celebrazione arriva già al termine. Santo Padre adesso pregherà l'orazione dopo la comunione. Oremus, Spiritum nobis Domine Tue caritatis. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della Tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del Tuo amore. Per Christum Dominum nostrum. Disponiamoci ora per ricevere la benedizione solenne del Santo Padre in questo giorno di Pasqua. Benedicat vos omnipotens Deus, odierna interveniente. In questa santa notte di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Ipso petulante exultantibus animis veniatis. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Saluta la Madonna con questo canto pasquale del Regina dei Cieli, rallegrati, Cristo che hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per tutti noi. Avete visto, l'assemblea ha scattato questo applauso gioioso al Santo Padre che ha celebrato e presieduto questa celebrazione eucaristica della veglia di Pasqua e la sua prima Pasqua come successore di Pietro. Quest'anno lui ha presieduto tutte le celebrazioni pasquali dal giovedì pomeriggio, anche dal giovedì mattina nella messa crismale, ma il triduo pasquale che comincia giovedì pomeriggio fino ad oggi e fino alla celebrazione di domani, la prima celebrazione della Pasqua come successore di Pietro. Questo Pietro che le verrà annunziato che il Signore è risorto, che il Signore è vivo, come ci ha detto lui nella omelia. Voi cercate Gesù da Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ci diceva il Papa, così il messaggero annunciava le donne, ma Giovanni, l'Evangelista,
ce l'ha annunziato a noi. Gesù non è un personaggio del passato, diceva il Papa, egli vive e pertanto come vivente cammina innanzi a noi, ci chiama a seguire lui e a trovare così anche noi la via della vita. In questa giornata della Pasqua dobbiamo noi anche ascoltare questa voce del Signore, perché nel mezzo della gioia della sua risurrezione possiamo noi seguirlo, seguirlo per la via della vita, perché lui cammina innanzi a noi, lui ci precede. Diceva l'angelo alle donne: avvisate, dite ai discepoli che lui li precede in Galilea, andate lì, le troverete. E i discepoli si rallegrarono per vedere il Signore, che anche noi, trovandolo in mezzo alle nostre genti, alle nostre cose di ogni giorno, sappiamo rallegrarci, perché il Signore è vivo, perché il Signore ci incoraggia a vivere la via della vita. Vediamo il Santo Padre che stringe le mani e anche lui, no, fa questo augurio di buona Pasqua a tutti i fedeli che sono in Basilica, e ve lo manda a voi che state a casa, a voi malati, a voi anziani che non potete uscire di casa e che forse state soli. Il Santo Padre, anche stringendo tante mani in Basilica, vi stringe a voi, si avvicina a voi e vi dice: buona Pasqua, Cristo è risorto, Cristo è la vita di tutti, Cristo è la felicità per tutti, seguitelo, andateli incontro, seguitelo. Vediamo i nuovi battezzati che arrivano già alla fine della Basilica, la Sacrestia, e il Santo Padre che ancora si resiste a lasciare e a stringere le mani a tanti che, come vedete, allungano la loro mano per poter dare un saluto al Papa. E approccia lì, augurio anche a lui di buona Pasqua, della sua prima Pasqua. Vedete, sono immagini che si commentano da sole, pertanto non è necessario anche nella mia parola per commentare queste immagini. Queste immagini già del Santo Padre che lascia la Basilica salutando la gente, anche noi dalla regia Adriano e dalla Basilica di San Pietro Padre Ramon vi salutiamo e vi auguriamo una buona Pasqua a tutti, che sia una Pasqua piena, una Pasqua piena della gioia di Cristo risorto nei vostri cuori. Santa Pasqua a tutti, arrivederci. E domani mattina ci sentiamo per la trasmissione in diretta da Piazza San Pietro della Messa del Santo Padre alle 10:30 e dopo a mezzogiorno la benedizione pasquale dell'Urbi e Turbi. Arrivederci, buonanotte a tutti, Santa Pasqua a tutti.